Questa di fatto è diventata la bad company, è diventata come Alitalia, come altri esempi purtroppo, è un'azienda che si è dimostrata nei fatti fallimentare, era il nostro timore all'inizio quando è stata fatta questa operazione. Esternalizzando il ramo gomma, si sapeva che il ramo gomma non poteva competere sul mercato ed è stata un'operazione. No, ma aspetta, approfondiamo, capillare, perché io voglio fare la soralella, cioè quella che non ne capisce nulla, che ogni mattina arriva alla fermata dell'autobus, deve prendere l'autobus per andare. Perché una operazione fallimentare? Io sono cittadino, ho diritto ad avere un trasporto pubblico, perché deve essere fallimentare? Si paga il biglietto e si va. Perché i costi sono superiori ai ricavi. Benissimo. Ed è stato purtroppo sempre così. Ma io... nessun amministratore messo dalla politica a capo di queste aziende, nessuno o pochi, sono stati capaci di risanare i debiti, di rendere competitive queste aziende sul mercato. Quant'è la percentuale di dirigenti, se lo sai, rispetto alla forza lavoro effettiva? Non la so, è stata appena resa pubblica la nota con gli stipendi d'oro di tutti gli amministratori. Questa è parte di... Questa è pubblica, questa lista. Sì, questa è pubblica. Leggo semplicemente... Ancora una decina. Visto che è pubblica, sono leggo 26... che il signor Francesco Muro lo guadagna 167.957 euro all'anno. Ma non mi avviterei su questo. Il problema è che il signore potrebbe anche guadagnare 350.000 euro se facesse bene il suo lavoro. Lo ha fatto bene, gli Vincenzo, qual è la tua opinione? Gli amministratori che sono stati nominati siete a in fallimento dell'anno scorso hanno trovato un deficit di 15... E attualmente siamo a 39 ufficiali, quindi in un anno da 15 milioni di euro di buco a 39 milioni. Questi signori dalla politica, un anno e mezzo, due anni, dalla politica sono stati riconfermati come commissari liquidatori. Il paradosso, io come cittadino, come lavoratore, sono indignato, perché solamente a Napoli potevano succedere queste cose. In tutta Italia, un'azienda privata li avrebbero calciati a calci nel sedere. Qui vengono riconfermate come se un dottore con la cura ha ammazzato l'ammalato, adesso deve dire ammalato, morto, risuscita. Etica vuole, buonsenso. No, più che altro buonsenso, destituire, se non è stato bravo. Destituire l'amministratore che non ha saputo fare, quando è arrivato, il proprio dovere, che era quello di risanare i bilanci. È stato riconfermato, affiancato dall'avvocato Como. Suo signore... Senti, quanto guadagna mediamente un autista di autobus? I nuovi assunti guadagnano turni con le indennità di diaria, guadagnano 1.100 euro, ma nemmeno ci sono... È un netto o è un lordo questo? Netto. Quindi netto. Ogni mese vi arrivano 1.100 euro, tu sei qui da stamattina dalle 5 del mattino. Con 6 anni di anzianità io guadagno 1.200 con 6 anni di anzianità. Ma lo vogliamo dire, sei qui dalle 5 e sì, dovresti... finiamo fino a mezzanotte d'estate con i turni estivi anche l'una e mezza. D'estate, per esempio tu copri questa parte penisola sorrentina dove d'estate venite invasi da una massa di turisti, dove dovreste dare servizi, arrivano magari gli americani o gli australiani che non ne sanno nulla e non trovano gli autobus pubblici. Purtroppo è questa situazione. Nel frattempo qui la folla sta aumentando, non vi facciamo vedere questo. Si ripete, ma... si ripete, non è la prima volta. Noi attualmente stiamo lavorando senza stipendio da ottobre, senza ricevere i ticket pasto da 5 mesi. Quando tuo figlio ti ha chiesto i libri per la scuola. I colleghi, abbiamo comunque messaggini di SMS che arrivano, carte di credito bloccate, perché stiamo lavorando solo per portare l'utenza. Che siamo responsabili, la colpa non è nostra, la colpa è di chi ci ha gestito in questa maniera. Quindi voi stamattina sapevate che non c'era gasolio, ma giustamente siete venuti comunque avvisato, al lavoro. Abbiamo avvisato, visto che la situazione è critica da parecchi giorni, il fallimento che è piovuto dal cielo, è stata una doccia fredda. Oh, mentre siamo qui ci sono due turisti, stavano aspettando, voi siete tedeschi ma parlate italiano, stavate aspettando l'autobus stamattina e non c'è questo autobus e non siete stati avvertiti, ma pare che non ci sarà nemmeno pomeriggio, non c'è il gasolio, signore, in Germania succede questo, no? No, forse non succede in Germania, eh? In Italia succede anche questo, in Italia del Sud soprattutto, non c'è gasolio e come vedete gli operatori sono qui e a quanto pare lavorano da un po' di tempo senza stipendio. Pensi un po' cosa dobbiamo fare noi in Italia. È indigenza. Voi come arrivate? Dove dovevate andare stamattina? A Pompei? Siete qui in vacanza? No, al pomeriggio. Attenzione. Dovevamo andare a Piano.
E domani facciamo la costa. E forse trovate qualche pulmanino abusivo, signora, ci sono tanti pulmanini abusivi, sì? Quindi forse trovate quello. Ma non col biglietto. No, non con i biglietti quelli ufficiali. Purtroppo in Italia del Sud succede anche questo. Grazie signore, grazie mille. Ma io lo dico, lo stiamo scrivendo anche come sindacato, era solo una bomba innescata sin dall'inizio che poteva portare o alla privatizzazione o al fallimento. E di fatto c'è stato il fallimento. E in prospettiva c'è ancora torniamo alla Bad Company. Pericolo della in realtà oggi hanno smontato la EAV Bus, perché a questo punto fallita difficilmente si torna indietro. C'è una EAV Holding che ha preso in affitto incomodato d'uso gratuito. D'uso per un mese. E poi dovrebbe garantirvi gli stipendi nuovi, dovrebbe però garantire il servizio e lo stipendio che da oggi si va a maturare in questa nuova azienda. La cassa, tutto quello che abbiamo fatto per Avobus fallita rimane in cassaforte blindata fino a quando non ci sarà la sentenza, speriamo sentenza positiva, che va a annullare quella fallimentare. Vogliamo dirlo, Vincenzo, abbiamo detto prima ma è il caso di ripeterlo, sono solamente 100 autobus. 580 autobus in dotazione, idonei alla circolazione, un centinaio secondo le dichiarazioni del commissario liquidatore, avvocato Como, in regione una settimana fa. Vincenzo, ma questi autobus fermi sono soldi fermi, è come se ci fossero pacchi di centinaia di euro fermi così. Ci sono tanti soldi, denaro pubblico fermo in attesa di poter essere utilizzato per l'investimento originario. Su 40 milioni di euro di debito, in realtà è stata dichiarata fallita per 600.000 euro di debito della società Socom. La Socom che ha tutto il diritto di avere i suoi soldi, ma che purtroppo è la realtà questo. Ma d'altronde un avvocato, anche il più giovane e inesperto, sa bene che bisogna turare la falla del piccolo creditore, che è quello che ti fa fallire. Purtroppo avrebbero dovuto saperlo anche i vostri amministratori, però. La politica sta cercando. Allora, vi stanno bloccando, vi stanno bloccando le carte di credito, vi stanno bloccando le rate. Siete lavorando a gratis, come se ne esce fuori, Vincenzo? Se ne esce fuori. Vi fate una bella cooperativa di autogestione. Torniamo all'autogestione degli anni 70. Questa è l'unica via ridi per non piangere, perché, sa, è qui, perché purtroppo la cura che vogliono intraprendere è quella di comunque stare di essere finanziati col contratto di solidarietà, di fare enormi sacrifici per risanare in un anno e due mesi un buco di bilancio accumulato in 4 anni e mezzo di gestione. Quindi altro che cura da cavallo. Noi siamo preoccupati, perché siamo preoccupati per gli innanzitutto per i licenziamenti che ci sono stati. Certo, l'indotto, un buon modo per alleggerire la struttura, adesso si può, gli stagionali che sono rimasti a casa. Certo. E siamo preoccupati per il nostro futuro, perché vediamo davanti nero sia per i diritti conquistati da anni di lotte e sia per il posto di lavoro. Cioè, più lavoro, salario minimo indispensabile garantito dal contratto nazionale, oppure si sta a casa. Questo è il ricatto di Marchionne. Se non fosse che ognuno di voi, a parte Marchionne, se non fosse che ognuno di voi ogni mattina ha su un autobus la responsabilità, un autobus del genere dietro di, come questo smontato senza pezzi di ricambio dietro di te, quante persone porta? Ai sensi del codice della strada, ai sensi del contratto nazionale di lavoro, ai sensi della Vince, quante persone della, porta? Del 60-70, dipende. Bene, quindi tu ogni volta che parti la mattina e accendi questo motore sei responsabile di persone. E siamo poi ogni tanto si sente che qualche autobus usurante, ha fatto usurante. Sono qua, sono tutti fermi e gli utenti stamattina si sono trovati senza saper nulla, voi avete potuto avvertire solamente quelli che avete potuto raggiungere a voce, quindi sui social, ci siamo. Speriamo che qualcuno sia però sociale con voi e risolva questa situazione. Abbiamo comunque la solidarietà dell'utenza, perché l'utenza ha bisogno di essere trasportata e di arrivare sia a scuola che al posto di lavoro. Salutiamo Vincenzo Tripodi, salve, ciao.